Oggi vediamo come scegliere le foto per il mood board. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò 74 Figurino e Moda, dove insegno a disegnare la moda con video semplici e intuitivi per disegnare ma anche per fare il mood board. Ho fatto un altro video dove ti spiego gli errori da evitare per fare i mood board e per riuscire ad ottenere un tipo di mood board che sia efficace, e questo video ho deciso di farlo per spiegarti come scegliere le foto dalle riviste di moda per fare i mood board. Ora, come ti ho detto nell'altro video, colleziona le riviste di moda cartacee. Devi collezionarle per avere la possibilità di poter scegliere più foto, quindi non è detto che una rivista di questo mese abbia la foto che serve a te. Quindi ti conviene collezionare le foto, collezionare le riviste per avere le foto che ti servono. Infatti nelle aziende di abbigliamento ci sono pile di riviste, perché magari ti serve una foto che non è proprio di moda, ma magari una foto di un paesaggio o di interni in modo particolare. Quindi colleziona le riviste di moda, le trovi facilmente in edicola e anche nei centri commerciali. Riviste di moda cartacee, perché poi tu, quando avrai le tue pile di riviste, avrai più scelta e più possibilità di trovare l'immagine giusta. Ovviamente il digitale ti aiuta, quindi se trovi delle immagini in internet stampale, però è molto importante avere le riviste cartacee. Come si fa più o meno un mood board? Te l'ho spiegato nell'altro video, quindi vai a vedere il video, ti metto il link in descrizione. Oggi ti spiego con quale logica scegliere le foto. Questo perché? Perché ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento, nell'ufficio stile, come stilista e con gli stilisti, e come responsabile di collezione nello sviluppo prodotto. Quindi di capi di abbigliamento, collezioni, mood board, disegni di figurini, ne ho visti e ne ho fatti davvero tanti. E quindi ho deciso di fare questo canale per condividere con te delle esperienze reali che ho fatto in prima persona. Magari ti potrebbero essere utili. Come dico in tutti i miei video, non esiste una verità assoluta, sceglierai tu quello che ritieni più giusto fare. Quindi, per quanto riguarda questo video, ti faccio vedere come, con quale logica scegliere le immagini da mettere su un mood board che sia smart e trasportabile per presentarti ad un'azienda, perché poi i mood board che sono dentro le aziende sono delle pareti piene di foto ed immagini, come fosse questa in grande con tantissimi appesa al muro. Quindi, visto che insomma stiamo parlando di un certo tipo di mood board, perché ce ne sono diversi tipi, ci sono anche i mood board per fare pubblicità, quelli che vengono digitalizzati per i comunicati stampa, quelli arrivano quando è già stato fatto tutto e tante volte sono molto diversi dai mood board iniziali, perché le idee cambiano. Quindi normalmente il mood board iniziale viene continuamente attacca e stacca, viene continuamente modificato. Quando poi la collezione deve essere presentata, quindi è già stato fatto tutto, poi si fa un altro mood board che spieghi e che riassuma un pochettino il risultato finale della progettazione. Noi stiamo parlando di un mood board dell'inizio della progettazione che tu dovrai trasportare per presentarti a un'azienda, e te l'ho spiegato anche nell'altro video, quindi vai a vedere l'altro video. Come si scelgono le immagini per fare il mood board è l'argomento che va a completare il discorso del mood board in base all'esperienza che ho fatto stando nelle aziende di moda per tanti anni. Quindi guardiamo questo video, l'occasione giusta per iscriverti. Se sei nuova, ti do il mio benvenuto e mi trovi anche tutti i giorni su Instagram. Guarda nei link in descrizione, trovi tutte le info e seguimi anche su Instagram. Vediamo questo video. Libera la tua creatività. Impara con me il fashion design e il tuo sogno prende vita.
Bene, queste sono alcune delle immagini che ho scelto. Come hai visto, ho preso delle riviste di moda di diversi mesi, diverse stagioni, quindi colleziona le riviste perché poi ti servono. Un'altra cosa, anche le riviste di design di interni sono molto utili, come ad esempio questa che è per il design proprio degli interni, perché hanno delle foto molto belle. Le foto di design di interni servono per andare a catturare gli abbinamenti di colore. Quindi ci sono, io ho fatto una scelta con diverse logiche. Per esempio, questo è un paesaggio. Quindi, se vuoi fare un tema che ricorda la montagna, hai la foto di un paesaggio. Questa l'ho scelta perché mi piacciono i colori. Quindi l'andrò a ritagliare prendendo il tipo di foto stando in questa tonalità di colori. Anche questa mi piace per i colori, quindi tutte queste tonalità messe insieme hanno fatto sì che scegliessi questo tipo di foto. Questa è per lo sfondo, perché ci sono i fiori, ovviamente quando andrò a coprirlo con qualcosa sopra. Questa mi piaceva per l'atmosfera e anche le tonalità dei blu. Questa è molto bella come tipo di atmosfera, quindi si possono mettere diversi figurini. Poi ci sono i toni dei verdi, dei blu, questo blu che sembra quasi nero. Questo è un po' pop. Questa mi piace perché per l'abbinamento dei colori, per il tipo di abbinamento dei colori. Questa anche è una bella immagine, dovrò valutare come usarla o se usarla. Questa è bella per l'insieme, quindi se il tema è molto colorato, questa immagine ci sta. Il trend del metal, del colore metallico, l'oro e questi tipi di tonalità sono perfetti. Quindi questa foto, come anche altre, le ho scelte per i colori. Anche questa l'ho scelta per i colori. Quando si parla di arredamento d'interno, ok, anche questa è scelta per i colori. Qui sono indecisa perché qua c'è il check con le tonalità dei grigi e qui c'è un effetto di quadretto che potrebbe ricordare il discorso del check con due tonalità molto a contrasto, quindi un bianco e questo color ocra molto scuro. Quindi qui dovrò scegliere quale delle due immagini usare. Anche questa è una bella immagine perché ha questo color panna con il blu e gli abbinamenti qui del marrone e dell'ocra. Anche questa è un'immagine che ho scelto per i colori, quindi qui c'è questo rosso mattone e questo color terracotta abbinati insieme. Questa l'ho scelta per il blu, abbinato questi due colori. Qui ci sono molti tipi di verdi, a dire la verità l'ho scelta perché mi piacciono i cactus, quindi non so se lo userò. Qui sono indecisa tra se usare questa parte o questa parte, questa per i blu. Questa è molto bella per un tema invernale perché ci sono tutte queste tonalità e queste geometrie, quindi può essere utilizzata. Quindi, primo step, le foto da scegliere, ne scegli di più di quelle che ti servono e avrai due tipi di logiche nel scegliere le foto. Puoi avere le logiche date dai colori, quindi scegli delle immagini di interni che però abbiano i colori che vuoi tu, oppure delle immagini che siano solo i colori e diano delle sensazioni a livello di atmosfera, tipo potrebbe essere questa, dare un effetto di atmosfera, oppure questa foto qui. Quindi le foto dove non ci sono, diciamo, le modelle, dove non ci sono magari le persone, ma ci sono degli oggetti che comunicano delle emozioni oppure degli interni con i colori giusti. Quindi io ne ho selezionate di più di quelle che mi servono perché devo capire quando, quelle che andrò a usare. Poi le andrò eventualmente, valuterò di metterle sui fogli neri. Quindi adesso valuto se metterle sui fogli neri e fare la composizione. Quindi primo step, ragionare come scegliere le foto. Quindi in questo caso le ho scelte sia per i colori che per l'atmosfera a livello emozionale. Queste altre foto qui invece le ho scelte con un'altra logica. Qui c'è una gonna in maglia a coste. A me serve avere la gonna in maglia a coste, quindi potrei anche andare a ritagliare solo la gonna di questo outfit.
Qui sono i tipi di colori, anche qui potrei solo ritagliare una parte della foto. Idem per questo, scelta per il tessuto, quindi se ti dovesse capitare di voler fare un tipo di tema, un mood board dove non hai i tessuti giusti che hai immaginato, ti vai a cercare delle foto sulle riviste. E andrai a ritagliare un pezzo del capo per far capire qual è il tessuto che tu vorresti. Quindi, da una foto di un look, il tessuto che proprio hai in mente tu te lo vai a ritagliare. Quindi, molte di queste foto io le ho scelte proprio perché c'è il tessuto che interessa a me. Queste sono due tipi di pellicce, dovrò capire quale utilizzare di queste due perché. Una è molto diversa dall'altra, ha un pelo più raso, questa è più riccia. Valuterò quali tipi usare. Questa è una foto che ho scelto proprio per dare il senso del sartoriale e del formale, che si abbina bene a questa che ha questo cappotto sartoriale, abbinato però alla scarpa da ginnastica e alla tuta. Anche questa l'ho scelta perché rientra in questo tipo di mondo. Valuterò quale di queste due foto scegliere, eventualmente andando solo a ritagliare cosa mi serve. Qui il tessuto Chanel, valuterò se usarlo. Questa l'ho scelta per questo colore. Quindi a me interessa questa parte della foto, tutto il resto non mi interessa. Questa parte qui, quindi potrei andarla a ritagliare. Qui c'è il verde con delle fantasie. Anche qui alcune foto dove non ci sono, diciamo, gli outfit, dove non ci sono le modelle, che sono anche per colore, puoi gestire la cosa in due modi, cioè puoi avere una base solo di un arredamento d'interno con i colori giusti e poi andare a ritagliare dei pezzi che ti servono per fare la composizione con i vari colori. Anche questo mi piace per il discorso del check. Questo per esempio, in questo caso, vediamo un po', adesso ti faccio vedere un'altra foto che ho scelto. Ecco, queste due foto qui, pur avendo diversità di colori, hanno dei tessuti che sono nello stesso mondo. Quindi sceglierò se mettere questa o questa, oppure in due, diciamo, in due pagine diverse mettere entrambe. Per cui queste sono state scelte per il tessuto, anche un po' per il modello. Per il discorso del check, ad esempio, c'è questa, però volendo potrei anche ragionare qui ci sono due check che potrebbero interessarmi, però questa foto è in tono con questo tipo di mondo, quindi le potrei abbinare insieme. Questo è un verde, anche qui abbiamo i verdi, adesso ti faccio vedere. Come vedi, questi sono i verdi. Potrei andare a ritagliare un pezzo di queste due e andarlo poi ad abbinare. Magari questo è un verde troppo chiaro. Valutare se ho le foto che si abbinano. Vedi che queste insieme, queste stanno bene insieme. Per farti capire come si può fare la selezione, qui mi interessava avere la maglia a coste. E qui la gonna plissé, che è un trend, ci sono qui due foto dove ci sono due gonne plissé. Quindi è da valutare quale delle due, però anche il colore arancio è un trend. Questa l'ho scelta per dare il senso della montagna, il senso del calore. Quindi potrebbe anche andare bene in questo caso la foto, la prima foto che avevamo visto. Queste due foto insieme hanno un senso. Quindi quando scegli le foto, fai sempre in modo di fare il ragionamento, di capire che cosa, come le vuoi utilizzare, come le vuoi abbinare tra di loro, che abbiano un senso. Adesso la cosa più immediata, magari, a me piace molto, se tu noti, ho scelto queste due foto che hanno un senso. Adesso le sistemo un attimo. Queste due foto qui, messe vicine sono perfette perché hanno lo stesso gusto. Poi con la taglierina le andrò a tagliare e le metterò sui fogli neri con le mie belle forbici, quindi forbici e taglierina per ritagliare le foto. Quindi la logica qual è?
andare a prendere delle foto dove non ci sono le modelle, ma che danno delle emozioni e danno un effetto emotivo che vuoi dare tu, ma ci devono essere anche i colori o almeno dei colori che si avvicinano e poi magari delle foto con le indossatrici che abbiano un senso. Quindi qui vedi che il senso c'è. Oppure, come ti ho fatto vedere prima, andare a prendere delle foto semplicemente per il tessuto. Quindi, se non hai a disposizione il tessuto che hai proprio in mente, magari trovi la foto dove il tessuto c'è. Se il tessuto c'è, ma non c'è, diciamo, il modello che vuoi tu, andrai a ritagliare solo un pezzettino che tu metterai nel tuo mood board per far vedere che tessuto hai scelto. Quindi un po' la logica è questa: scegliere delle foto da riviste che possono essere di arredamento o di moda e poi andarle a dividere in modo tale che tu hai gli abbinamenti. Quindi nel momento in cui io ho guardato questi giornali, ragionavo su cosa mi serviva. Magari ci saranno, quando comincio ad assemblare il mood board, mi accorgo che mi mancano delle foto, allora prenderò, i miei giornali e andrò a cercare le foto che mi mancano. Non è detto che queste foto le usi tutte, perché non è detto che le usi tutte. Vedi che se tu le metti così, comincia a esserci proprio un senso nei colori e non le ho ancora ritagliate, non so come le andrò a assemblare, però vedi che c'è una continuità. Quindi ogni volta che tu devi cercare, diciamo, delle immagini, cercale con una logica e soprattutto non è necessario avere tantissime immagini. Quindi se tu guardi, per esempio, volendo se per rimanere in questo esempio qui, come vedi, sono solo tre immagini, però già ti danno una sensazione, perché questa giacca ha gli stessi colori che ci sono qui. Qui sarebbe l'unito, la parte unita dei beige, ma il camaglio dei colori è lo stesso, ci sono gli scuri e ci sono i chiari. Quindi poi c'è anche la parte di oro, che è anche questo, il metallo come oro è un trend. Volendo, già queste tre immagini già sono sufficienti. Adesso devo capire come andarle ad assemblare. Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere mettendo un like e guarda nella playlist. Noi ci vediamo tutte le settimane su YouTube e tutti i giorni su Instagram. Iscriviti e seguimi su Instagram. Ciao da Patrizia Patto 74. Ciao!